siamo in quelli del Mandoal di Capovalle. Come vedete, questa era la strada militare che si portava in località Piazze. Questa era la stupenda panoramica che abbiamo sul lago d'Idro, e durante la Grande Guerra fu costruita questa strada qua per portare i pezzi di artiglieria a località Piazze e per praticamente per dominare il lago d'Idro. Qui sotto di noi, come vedete, là si vede l'abitato di Vesta, dove la piazza arrivava su una mulattiera che si univa con questa camionabile e andava sul Monte Stigno. Qua sotto c'era una mulattiera che partiva e andava su sempre sul Monte Stigno, e qua davanti a noi, dove c'è quel muro di quella casa così, c'era la strada militare che saliva dal Camisino, che dopo vi faremo vedere. Qua sopra invece c'era un piccolo appostamento che era difesa dal passo del Mandoal. Guardatemi un po' il funerale, vedete, qua spaziamo sulla Fobbia, là dietro, Cima della Fame, Fobbia, la valle del Rio Secco che sale davanti a noi, il Monte Manos, di fronte noi abbiamo il Sassello con la Corona di Zeno dietro, abbiamo tutta la cosa del Paghera e Censo davanti a noi, Paghera, tutta la valle delle Tese che sale e arriva fino a Cima Mughera. Qua davanti a noi abbiamo il Monte Censo con tutta la rocca e tutta la sua fortificazione, il Sartò, il Vaccanese, arriviamo fino a Cima del Marè, abbiamo Cima dell'Ora, Cima Breda, Doscio Tondo, quella che va giù, abbiamo tutto il crinale che scende del Monte Sassello e arriva fino a Monte Caffaro. Tutta quella zona qua era tutta zona fortificata, rimane anche il Doscio Alto lì dietro là, come vedete noi. Davanti a noi abbiamo tutti i Tonui, il Monte Carena e tutto il Faserno, là davanti, abbiamo qua il Monte Calva e tutta roba che fa parte del nostro progetto. Siamo alla fine della strada militare del Camisino, che inizia l'Avantone, e ci troviamo al Mandoal. Mandoal era un punto strategico perché vi era prima di tutto questa uno snodo di strade. Una era quella che arrivava da Capovalle, che proseguiva e andava sul Monte Piazza, la mulattiera che andava sul Monte Stigno, che è qua dietro, davanti, adesso ve la faremo vedere, e vi era anche questa cava. Questa qua era una cava dove veniva cavato il materiale per la costruzione delle varie opere militari che ho in zona. Adesso andiamo indietro e vi porterò alla prima e alla zona alla prima mulattiera che troviamo per andare sullo Stigno, che adesso arriveremo qua a farlo. Questa qua è la vecchia strada che invece da Capovalle Dumier portava qui davanti a noi c'è tutta la Fobbia con il Rio Secco. Sotto qua nel prato che vedete qua sopra, nel prato che vedete nel mezzo, c'è la Clerc, dove c'è la cannoniera, sotto c'è il villaggio militare e di sopra partiva la mulattiera. Come vedete, qua c'è la caverna di Covero, un testino, la salita, qua c'era la caverna di Covero e qui troviamo il sentiero, praticamente che saliva al Monte Stigno. Questa qua è la località Mandoal, come vedete qua c'è la targa che ricorda tutto questo, e qui c'era la... E poi vedrete qua, scoprirvelo voi.